siamo qui a Lido Tre Arche, fermo. Siamo in attesa che il segretario della Lega Matteo Salvini ci raggiunga. Come vedete, un gruppo di sostenitori, di curiosi e di residenti naturalmente sono in attesa che il senatore della Repubblica venga a dirci, e vedremo proprio, siamo curiosi di vedere proprio cosa. Si è mosso con forza per arginare questi fenomeni e l'abbiamo visto da quelle che sono state le assunzioni nel comparto sicurezza. Come Lega ci siamo mossi già dalla scorsa settimana, abbiamo scritto una lettera al prefetto che nei fatti ci ha risposto chiedendo un posto interforze fisso in questo territorio anche per dare un segnale di Stato che ritorna, per far capire a tutti che non esistono zone franche, che lo Stato c'è e ci sarà anche qua e come ci dovrà essere in tutte le Marche. Stamattina abbiamo iniziato presto il giro con Matteo, i primi incontri erano proprio riservati a toccare con mano quella che è la realtà produttiva di questo paese, di questa regione che è un'eccellenza non a livello nazionale ma a livello europeo, e ci hanno raccontato le difficoltà che i nostri imprenditori stanno affrontando. Ci hanno detto per l'ennesima volta dell'inconsistenza di questo governo che parla di grandi esplosioni di denaro da tutte le parti che poi però nei fatti non ci sono, quindi forse di questo bazooka devono ancora trovare il grilletto, perché nei fatti qua non è arrivato niente. La cassa integrazione alcuni sono riusciti ad anticiparla, ad altri ancora non è arrivata, ne hanno pagate circa il 50% e qua vedo persone che me lo confermano. Quindi c'è un grande problema e abbiamo capito anche che questa regione può ripartire, può svilupparsi se fa la sua parte, se si appoggia a quel mondo produttivo incredibile che avete. Sulla calzolatura abbiamo visto qua, abbiamo incontrato diverse aziende e quello che manca, che ci hanno denunciato, è un aeroporto funzionante, delle infrastrutture decenti, l'alta velocità e anche delle fermate dell'autostrada che oggi sono abbastanza scarse. Quindi su questo andremo a lavorare, su quello che sarà il programma elettorale con cui sfideremo la sinistra, perché abbiamo la vera e seria intenzione di mandarli a casa dopo troppi anni che stanno abusando e occupando questo territorio, per dare e ridare dignità a questa straordinaria popolazione. Lo faremo creando anche una cabina di regia che lavorerà e scriverà e finirà di scrivere il programma che la Lega ha già iniziato da tempo, con cui ci confronteremo anche con gli altri alleati del centrodestra. E quella cabina di regia noi vorremmo, e lo chiederemo anche agli alleati, che resti anche dopo il voto, affinché si possa continuare un'interlocuzione seria che va dal mondo produttivo, dagli artigiani, dagli imprenditori di questo territorio fino alla regione, in attesa, speriamo presto, magari già ad ottobre, di poter tornare finalmente al voto e dare un governo legittimo a questo paese, che sia la rappresentazione del governo. Non rappresenta niente e probabilmente veramente quasi nessuno, se non quei 4-5 che litigano a Roma tutti i nati, diciamoselo, all'estinzione. Quindi aspettiamo, vi chiedo e vi rinnovo veramente la cortesia di non, anche in futuro, anche in maniera più consistente e maggiore, quando inizieremo a battere angolo dopo angolo di questa regione per vincere e finalmente liberarla. Grazie, viva la Lega, viva Matteo Salvini. Che hanno voglia di ripartire, sono partito dal volontariato, dalla Lega del Filo d'Oro, poi c'è da lavorare sulle infrastrutture, aeroporto, alta velocità, strade e poi sicurezza, da ex ministro che si occupa di sicurezza, avere pezzi di Marte in mano a spacciatori e sfruttatori di esseri umani non è tollerabile. Ma qual è il vostro candidato per queste elezioni regionali? A me interessa la squadra, candidati ce ne sono tanti, entro la settimana sceglieremo il più forte, però l'importante è mandare a casa. Stati fatti i nomi come sindaco di Chiesi? La chiudiamo velocemente. Sì, entro questa, settimana, perché poi c'è da spiegare ai marchigiani cosa abbiamo in testa per i prossimi 10 anni. Come sono i rapporti con Berlusconi? Ottimo. Lei che ne pensa di Acquaroli come candidato di Fratelli d'Italia per le Marche? Io ne penso bene di chiunque ci darà una mano ad allontanare una sinistra che nelle Marche ha già fatto troppi danni, come abbiamo fatto in Umbria e in Abruzzo.
Che però c'è un nome, il sindaco Bazzi e il sindaco di Iesi. Sono tutte persone assolutamente ignare. Che valutazione ne dà della gestione dell'emergenza coronavirus qui nelle Marche, con i Covid ospita la Civitanova creata da Bertolaso? Non do giudizi, mi interessa aver superato l'emergenza sanitaria e la voce degli imprenditori e dei lavoratori è che c'è una regione lontana dalle esigenze, soprattutto in tema infrastrutture, burocrazia, commercio, agricoltura, si può fare di più, la regione è percepita come molto lontana. Mi ha aperto il cuore anche perché i due terzi di contributi sono tutti da donazioni private. Siccome gli incontri per me non solo sono un caffè, ma diventano anche proposte in legge, l'impegno che ci siamo presi uscendo dall'associazione, e su questo vi aggiorneremo entro una quindicina di giorni, proporre come due emendamenti al decreto rilancio il riconoscimento della lingua italiana dei segni e aiuti economici ai sordociechi, che in Italia sono quasi 200.000 persone. Solitario nelle infrastrutture prevede anche il ponte sullo stretto? È assolutamente sì. Ponti, viadotti, strade, autocittà nelle Marche. E quindi bisogna viaggiare di più. Rispetto alla Pimuni lei ha detto che non la scaricherà. No, se non c'è una garanzia di sicurezza sui dati e la riservatezza degli italiani, io voglio vederci chiaro, visto che in tanti hanno sollevato dei problemi. Io mi aspetto chiarezza dal governo. Perché qui a Lido Triarchi a Fermo? Perché abbiamo chiesto, è una delle situazioni in cui chiediamo un presidio fisso delle forze dell'ordine, ricordo anche l'hotel house di Porto Recanati, che è una battaglia che stiamo portando avanti da anni con testardaggine, con pazienza. Questo è un posto straordinario, a pochi passi dal mare, però spaccio e prostituzione a cielo aperto non sono più tollerabili. E poi la realtà degli imprenditori cacciaturieri che oggi ha visitato? Li ho incontrati stamattina, anche qua tre proposte di emendamento, liquidità vera in banca, cosa che non c'è. Ho visitato l'azienda Lori Blu e hanno fatto la prima domanda in banca a metà aprile, siamo a metà giugno e non hanno visto un centesimo. E poi aiutare tutti a prescindere dal fatturato. Torniamo un attimo al motivo della sua visita. Cosa intende lei? Presidio fisso di interposto? La presenza di divise, carabinieri, polizia, polizia locale, finanza, che alternandosi garantiscano le tante persone per bene che vogliono stare tranquille, tranquillità. Io ho parlato con diversi residenti, con diversi commercianti e vorrebbero uscire di casa tranquilli la mattina e rientrarci tranquilli la sera. L'abbiamo sperimentato in altre realtà marchigiane a rischio, qua fortunatamente non ci sono ancora i numeri, i danni dell'hotel house a Porto Recanati, dove occorre un intervento più drastico. Ma nel progetto che è incluso nel piano del capitano, la Lega come votò nel 2016? Guardi, siamo a giugno 2020. Andiamo, io se vuole le posso raccontare di quello che facciamo da domani in poi. Certo, ma siccome è un leader molto complicato, no? Sto ricordando le richieste dei residenti della zona, che evidentemente non sono abbastanza soddisfatti di quello che si sta facendo. Ma perché è un progetto che si spalma su vari anni, ok? Ma oltre alla sicurezza, secondo lei un piano, un'azione che è concordabilissima, l'azione di sicurezza laddove ci sono delle illegalità, laddove ci sono delle illegalità, ma secondo lei una politica di inclusione invece, sì, per chi lo merita e per chi ne ha certo, diritto? Certo, è fondamentale. È fondamentale. Certo. Ma lei se guarda qua... Le rammendiamo queste, se guarda qua, se lei guarda... Qua ci sono persone di tutti i tipi e di tutti i generi, di tutte le etnie, però sta tranquilli. Quindi siamo d'accordo nel rammendare queste socialità e sicurezza. Sì. Socialità e sicurezza. Dove riportare lo Stato, è un punto interforze, è un dovere. Anche su questo ho già predisposto un'interrogazione parlamentare per chiedere al Ministro degli Interni cosa intende fare in considerazione del fatto che quando noi al governo ci eravamo le risposte le stavamo dando e in questo territorio un presidio stava per arrivare. Quindi su questo continueremo e ce lo dovranno dire. Non la faccio lunga. Passo direttamente la parola al nostro segretario federale Matteo Salvini! Grande! Numero uno! Numero uno sempre! Allora, è
è per me un piacere ripartire dalle Marche. Prima di venire qua abbiamo cominciato la giornata alla Lega del Filo d'Oro ad Osimo, ringraziare il volontariato marchigiano che ha dato una mano a tante famiglie anche durante il virus. Poi ho incontrato alcuni imprenditori del settore della calzatura, perché mi hanno detto che stanno aspettando sia la cassa integrazione che i soldi in banca da 3 mesi, non hanno ancora visto una lira, e su questo vi prometto che da domani in Parlamento alzeremo la voce, perché non si può aspettare altro tempo da questo punto di vista. Poi sulla sicurezza, come ha detto una giornalista, a me non interessa il colore della pelle, a me interessano le persone per bene, possono essere bianche, nere, gialle, rosse, verdi, a me interessano le persone per bene. Qua non è possibile che ci siano spacciatori, delinquenti, abusivi. Una signora mi ha detto che è difficile uscire di casa. Qua noi vogliamo che le persone per bene di qualunque paese di nascita, di qualunque etnia, di qualunque religione possano star tranquilli a casa loro, perché di immigrati regolari ce ne sono una marea e sono benvenuti. I clandestini che sono qua a rubare, a spacciare, a rompere le palle, per quello che mi riguardano, tornano tutti al loro paese, perché non abbiamo bisogno di questa gente. La soluzione che abbiamo adottato in altre città è quella di un presidio fisso delle forze dell'ordine, perché le persone per bene dalla presenza di polizia e carabinieri non hanno nulla da temere, le persone per male evidentemente sì. Quindi noi torniamo, non è che con la presenza di oggi risolviamo i problemi del mondo, però spero che i colleghi giornalisti che vengono qua con le telecamere, oltre che di tutto, parlino anche di Lido Tre Archi, perché il buon Dio ha messo un panorama stupendo, il mare e la spiaggia qua deve essere di proprietà delle persone per bene, siano italiani o... Quindi è questo, quindi vi ringrazio perché è un'accoglienza straordinaria. Vediamo di portare i compiti a casa, l'abbiamo detto ai volontari della Lega del Filo d'Oro, al decreto che c'è in discussione porteremo come emendamenti il riconoscimento della lingua dei segni per aiutare i sordi ed aiuti economici a tutti i bimbi, e sono tanti purtroppo che sono sia sordi che ciechi che disabili. Al settore della calzatura, che in questa zona ha il suo cuore, chiederemo un contributo anche per le giacenze di magazzino, perché ci sono magazzini pieni di scarpe e ci sono centinaia di operai in cassa integrazione peraltro anticipata dagli imprenditori, non dallo Stato, e quindi vedremo di aiutare sia gli imprenditori che i lavoratori. Poi la prossima volta magari veniamo di tornarci con qualche commerciante, qualche residente per bene in più e qualche spacciatore in meno. Bravo. Sono testone e me lo prendo come impegno. Bravo. Come all'Hotel House di Porto Recanati, vediamo di riuscire a fare pulizia. Bravo. In bocca al lupo e viva le Marche, grazie a voi per quello che farete. Bravo. Qualcuno vuole fare una foto? Allora, però attenzione, se vi va bene, ordinatamente, tanto non ho fretta, se il buon Dio tiene sull'acqua ancora per 10 minuti, andiamo lì dove comincia la spiaggia, così c'è spazio per tutti. E allora l'intervento del segretario federale della Lega Nord, Matteo Salvini, si conclude qui. Come vedete siamo sotto al porticato, causa pioggia, ora è il momento dei selfie, ci lasciamo con una bellissima sorpresa, direi, Matteo Salvini, che alla nostra domanda se accanto ad un presidio fisso di interforze possa esserci e debba esserci spazio per i meritevoli e per chi ne ha diritto all'inclusione, ha risposto: io sono per la sicurezza e per la socialità. Speriamo siano vere queste parole. Da Lido Tre Archi, fermo è tutto, un saluto, Gaia Capponi.